Forza e coraggio, rotta di mezzo, trofeo Paolo Bello. Siamo qua con la neo presidente della Forza e Coraggio. Ti presenti, presidente? Sì, sono Franco Carassale, sono sempre stato all'interno della Forza e Coraggio, prima con il ruolo di consigliere, adesso sono diventato presidente da un mese. È la prima manifestazione organizzata dalla Forza e Coraggio per la quale ricopro questo ruolo e sono contento che sia una manifestazione organizzata dalla sezione velica dell'amico Marco Maggiani, che sta portando avanti con entusiasmo la sezione della Forza e Coraggio. Bene. Marco Maggiani, un volto noto a tutti i velisti spezzini. Ti stai dando grande affare per la Forza e Coraggio. Sì, stiamo puntando parecchio sui corsi di vela per i ragazzi e anche sulle regate classiche che abbiamo sempre fatto. Riguardo al nuovo presidente, io sono felice di questa scelta che hanno fatto i nostri soci, perché si perpetua un po' la storia Graziotta, diciamo, cioè Carassale, suo padre è stato presidente, così come mio padre è stato presidente negli anni passati, e quindi c'è un continuum di persone delle Grazie che hanno a cuore la società sportiva Forza e Coraggio, adesso ASD, Associazione Sportiva Dilettantistica Forza e Coraggio, e che da anni continuano a impegnarsi per... Bene, regata discreto successo di partecipazione, evento... Sì, la regata è stata, diciamo, baciata dalla fortuna, perché abbiamo fatto una bella bolina alla fine da metà diga, anzi partenza più verso il varco di Levante, e bolina verso il Miraglio del Tino con una discreta aria, anche orientata bene senza bisogno della boa di disimpegno. E l'arrivo presidente alle... Sandro Gherarducci, lo ricordiamo. Presidente Sandro Gherarducci è veramente una persona che si impegna sempre, in particolare quando si tratta di Forza e Coraggio, perché è stato anche nostro socio per Bene. Un bel periodo. Presidente, l'ultima parola a te. L'ultima parola è riguardo la presenza qua alle Grazie di tutte queste imbarcazioni, armatori, equipaggi. L'ho sentito nei commenti soddisfatti della giornata, e quindi siamo pienamente soddisfatti dell'esito di questa regata, che, diciamo, è diventata da tanti anni ormai trofeo Bello. E poi, diciamolo, in fondo la penna con lo scampo ci stava proprio bene. È stato l'ideale per chiudere una bella giornata. Bene, ragazzi, grazie, complimenti, grazie. E ci sentiamo alle prossime. Alle prossime. Al Comitato Circolo.